Ciao ragazzi! Scusate per il rumore del tagliaerba. Sì, c'è un tagliaerba, va bene, c'è sempre tutto nei nostri video. Infatti ti può essere il rumore di una macchina, va bene, fa niente. Primo vlog e lo facciamo andando in stazione, figata, no? Andremo a Milano a prendere della roba. Della roba. Della roba. Per cosa? Sì, prima andiamo a Chinatown, così che prendiamo qualche schifezza da assaggiare con voi nei nostri video. Speriamo di non vomitare. Wasabi! No, grazie, no wasabi, no? E poi andiamo, vabbè, Milano centro, andiamo a farci un giro, a fare shopping. E oggi vi portiamo con noi per la prima volta, giusto? Infatti, questo è un nuovo vlog. Infatti, primo vlog. Sentite qua che macello! Vabbè, signora, aspetta il tagliaerba! Fa un caldo della madoncina! Se ci vedete colare perché stiamo sudando come maialini. E se vedete tremare tutto è perché non sono brava a registrare mentre cammino, comunque va bene. E niente, ci rivedremo fra poco. Fra poco. Ciao! Eccoci qua. Eccoci qua. Siamo a che Milano. Che caldo! Mamma mia, veramente. Siamo dove a Milano? Domodossola. Domodossola, ok. Andiamo in Chinatown, via Paolo Sarpi. Sa tutto questo, io non so orientarmi proprio per niente. Va bene, andiamo a Chinatown con i China. E niente. Guarda la macchina che voglio. Quale? Quella lì. Quella lì? Sì. Oddio, che orrore. Prima arriviamo meglio, corri. No, veramente fa troppo caldo. Poi abbiamo gli occhiali da sole, ma non ce li mettiamo. Adesso sì. Bene. Camminiamo, quanto manca? Sono 2,5 km, mi sa. A piedi? Sì. A piedi, dobbiamo camminare 2,5 km. Sì. Aiuto, io torno a casa. Ok, andiamo. Ok. Allora. Quindi niente, quando arriviamo nel quartiere vi facciamo vedere com'è Chinatown. Vedremo tutti i cinesi, una razza sconosciuta. Mica tanto sconosciuta ultimamente. Vabbè, a fra poco. Video. Sì. No, ma ragazzi, cioè, abbiamo trovato la macchina di Percy Jackson, no? Qual è? Aspetta, adesso ve la mostro. Gira. Cioè, no, guardate se non è quella di Percy Jackson. C'ha pure il tridente. C'ha il tridente! Figata. Che figata! Ma se ci denunciano perché abbiamo registrato anche la targa. Comunque stiamo ancora camminando, giusto? Sì! No, nonostante là che già qua siamo messi male, quindi camminiamo. Arriveremo un momento l'altro. Sì, infatti, fra poco arriviamo, quindi fra poco ci risentirete. Signora, parlare. Ci sta guardando, ci sta per guardare male adesso quella davanti a noi. Sì, vabbè, ci guardano tutti male. Fa niente, dai, a fra poco. Ciao. Ben ritrovati ragazzi. E la madonna, sono nerissimi. Siamo tornati, siamo arrivati sulla via. Siamo arrivati sulla via. Dimostriamo un po' l'ambiente. Questa normale. È tutta una via lunghissima. Sì, fino là in fondo che c'è non so cosa. Sì, infatti piena di negozi. China. Andremo a cercare un negozio per comprare schifezze. Ovvio. Perché se non mangiamo schifezze anche non siamo per contenti. Cercare un negozio per cosa? Cercare di sistemare quell'iPhone. Ah già. C'ha l'iPhone da sistemare lui. 5S. Sì, 5S. Quindi cerchiamo un China che ci fa un buon prezzo. Infatti. Io ho paura di dire China in questo posto. Perché sono tutti China. Poi cosa faremo? Vi faremo vedere un po' cosa avremo comprato. Sì. Magari qualche negozio qua vicino. Sì, dopo vi mostriamo tutto. Ora dobbiamo camminare e stare attenti a non andare a sbattere contro i pali. Che appunto giriamo che magari sbatti contro il telefono, tac. Quindi siamo arrivati al negozietto dove andiamo sempre, giusto? Sì, adesso vi faremo vedere dov'è, così almeno vi facciamo pubblicità e se vogliono venire a comprare sanno già. Esatto, questo è il negozietto. Sì. Perché qua vediamo a voce bassa, non si sa. Non lo so, comunque ora entriamo e poi vi facciamo vedere cosa compriamo. Ok, siamo appena usciti dal negozio dopo una spesa folle. Ho fatto quanto? 20 euro? No, 11 euro di roba. Tipo che dovremmo assaggiare per una vita tutta quella roba. Moriremo. Vi facciamo vedere un attimo velocissimamente cosa c'è dentro. Guarda così.
Sì, vabbè, non so cosa avete visto, comunque. Ora ci stiamo incamminando, ci sono altri negozietti, adesso vediamo che cosa c'è. Cos'altro c'è? Vi faccio una panoramica, poi ci sentiamo dopo. Comunque, dicevamo, scusate per la qualità di sto video. Un allarme in lontananza, comunque. Niente. Adesso, un GameStop, c'è un GameStop. Adesso andiamo lì un attimo. Comunque, scusatemi veramente per questa qualità di video tutta mossa. Movimento. Sì, poi non guardiamo neanche nell'obiettivo perché non siamo abituati. Per cui niente, è il primo video, quindi vabbè, ce ne saranno. Primo vlog. Quindi andiamo al GameStop, adesso vediamo come spenderà altri soldi inutilmente. Sì, magari esco una cosa da 150 euro. Lui spende euro. I soldi, io no? Sì, certo, non te lo prometto mica. Quindi niente, entriamo, poi... Ci faremo sentire. Infatti. Qui c'è una libreria. Vuoi andare? No, non mi era piaciuta l'altra volta questa libreria. Cioè libri tipo vecchi di 250 anni. Passa una macchina. Di China, ovviamente. Qui c'era mica un super... Sì, adesso andiamo. Ma qui non c'era mica un centro, una specie di centro commerciale. Ah, sì, qua dentro. Sì, più avanti. Quindi entriamo qua dentro e poi ci sentiamo. Ciao! Siamo usciti da quel negozio. Da un altro negozio. Minchia, abbiamo preso un altro sacchetto di roba. Siamo ancora più pieni di prima. Quindi ora dobbiamo andare ancora avanti un po'. Speriamo di non spendere ancora di più. Sì, perché se già vedete stiamo comprando un sacco di roba. Meglio di no. Comunque qua c'è una profumeria limoni. Ma entriamo. Ciao. Ciao ragazzi. Ci siamo fermati da McDonald's a prendere... Qualcosa di impressionante. Sei un milkshake. Milkshake. Questi sono i sacchetti dei nostri acquisti, un sacco di roba. E niente, ora... Era solo l'inizio, adesso andiamo a Milano. Infatti andiamo a Milano centro, come se ora fossimo a Milano, scusa. Comunque ci sono anch'io. E niente, adesso andiamo a Milano e andiamo ai soliti posti, GameStop, Essence, Kiko. La FNAC non c'è più. La FNAC non c'è più, quindi andiamo da Troni. E niente, a fra poco, quando abbiamo finito questi cosi buonissimi. Bene. Ciao ragazzi. Siamo arrivati finalmente a... Siamo a Cairoli ancora, quindi non siamo ancora al Duomo. Vabbè, non dobbiamo per forza andare al Duomo, prima ci facciamo un giro qua tra le viuzze. Infatti, andiamo sulle strisce pedonali magari. Sì, vabbè, io non vedo un cacchio per registrare. Vabbè, ok, beh, giallo, dobbiamo che attraversare, quindi aspettiamo. Aspettiamo e niente, abbiamo preso il tram io per la prima volta. E niente, siamo arrivati qua, adesso che puzza. C'è puzza di non so cosa, vabbè, adesso vi facciamo vedere la via. Là. Là dobbiamo andare. Ci sono tante persone. Fino al fin fondo, poi andiamo al Duomo. Bene. Siamo arrivati. Eccoci qua. Mamma mia. Siamo appena usciti dall'Oviese. Esatto, dove io ho già fatto un danno, vabbè, quelli sono dettagli. Oddio, vado a sbattere. No, sì, ho trovato la nuova collezione, quella Wave. Ecco, si vede con la mano che è già colorata. Tutti gli swatch. Quindi dopo ci farai vedere anche il video di quello degli acquisti, sì, certo. E vabbè, niente. Adesso andiamo a cercare un posto. Ho sprecato un po' di soldi, sì, dobbiamo andare a comprare l'acqua perché stiamo morendo di sete, abbiamo finito la nostra. Io vado a sbattere. No, pochissima gente, no? Qua c'è la Mac, che però non ho il coraggio di entrare perché entriamo per è pericolosissimo. Farci il video dentro e basta. Si vede? Sì. Mac. Si è visto Hack, però va bene Mac. Lo stesso. Hanno capito che è la Mac. Vabbè, niente. È un po' scomodo registrare mentre si cammina, anche perché le persone ti guardano. Quindi è un po' bruttina come cosa. Comunque. Stai... Ma sì, mi taglio la faccia. Vabbè, allora ci vediamo fra poco che andiamo a comprare l'acqua e poi andiamo alla Troni Fnac barra qualcosa. Vediamo se riesco a comprare qualcosa anch'io. Infatti, perché ovviamente lui deve comprare qualcosa o non è contento. Va bene. A fra poco. Rieccoci qua. Siamo di fianco al Duomo.
Vedete? È in costruzione pure, bene. Ovviamente è sempre in costruzione il Duomo. E niente, vabbè, niente, lui ha... Non ho le mani perché... ha le mani leggermente... Piene. Esatto, abbiamo fatto shopping e lui ha speso un sacco di soldi, sì, va bene. Non e... No, non diciamo niente, anche perché ve li mostreremo tutte le cose. Questi qua ti rifilano la roba come... Guarda, ciucciano come niente. Vabbè, niente. Ora ci facciamo la merendina, assaggiamo queste qua. Patatino Lace. Le Lace classiche, però sono tutte quelle zigrinate. Dicono che sono arrivate in Italia, poi non ci sono, ci sono solo queste qua, vabbè. Va bene. Convinti tutti. Adesso. Quindi niente, ora ci stiamo facendo. E ci vedremo quando staremo per andare a cena a casa. Esatto, quando a prenderemo cassa. A cassa. Quando prenderemo il treno. Mi stai dando le borsette sulle gambe. Abbiamo mangiato le patatine. Patatine sono buone. Yes. Devo dire che si sono buone, un po' più diverse, cioè non tanto diverse, però un po' più buone, non lo so. Te l'ho sempre detto, sono buone. Cioè sì, devo dire che non sono per niente male. Lo sappiamo. Sì, vabbè, praticamente abbiamo preso il treno. Infatti ce l'hanno tolto, quindi dobbiamo aspettare le 8:30 quasi. Quindi fra mezzo, no, vabbè, 20 alle 23, minuti per partire. Minuti. E sono le 8 adesso, quindi torneremo allora, a casa per fame. Le 9. Siamo stanchi. Un mal di piedi assurdo. Un mal di piedi come se fossimo camminando da qui a Roma. E siamo arrivati adesso in stazione, sì. E dopo aver preso oltre la metro, tutta la roba passeggiata lunghissima. Abbiamo qua 350 sacchetti perché siamo anche da H&M, no? Giusto perché non ci facciamo mancare niente. Quindi siamo qua a aspettare. La prossima volta andiamo alla Rinascente, così prendiamo qualche profumo da 150 euro. Subito, io guarda, subito gli spero di quei soldi per un profumo. Sto sudando! Fa un caldo pazzesco, veramente. Poi in metro, che caldo faceva? Porca miseria. Tremendo. Quindi niente, adesso aspettiamo, poi... Torneremo a casa. Torniamo a casa. Dovremmo essere dove? Paderno. Paderno, ecco, dovremmo essere a Paderno. Lei che era? E siamo sul lino, no? Siamo stanchi. Tanto stanchi, abbiamo tanta fame. Sì, abbiamo dovuto mangiare qualcosa da quello che abbiamo preso perché se non morivamo. Sì, vabbè, niente di che. Patatine al gusto barbecue. Sì, che poi sembrano quelle della San Carlo. Sì. Meno salate. Meno salate ma un po' più dolci. Bruciate. Ma non granché. Comunque questi sono tutti i nostri acquisti. Ovviamente ci sono i sacchettini dentro i sacchetti. Sì, perché sennò non arrivavamo più. Non arrivavamo più. Esatto. Tipo che dà. Esatto, fra poco arriviamo. Sì. Finalmente, perché ho un mal di piedi assurdo e pazzesco. Siamo arrivati finalmente. Ormai è buio, è notte. Sì, veramente, guardate il cielo. Vabbè, a parte della costruzione. Vabbè, vi abbiamo fatto la panoramica, vabbè, il mio dito davanti, va bene. Il treno che ci ha portato. Il treno dietro. Grazie treno, ciao treno, ciao ciao. Sì, è stato lunghissimo il viaggio, non ce la facevo più. Luce! E luce fu. E luce se ne andò. E vabbè, niente, quindi ora siamo alla stazione, stiamo andando a casa mia. E niente. Andiamo a mangiare perché è un po' tardi, sono le 9. 9 di sera. Dalle scusate il tremolio, leggero, è proprio il tremolio leggerissimo. Dalle 2 di pomeriggio. Non so filmare, la prossima volta lo fai tu sto video. Okay. Niente ragazzi, allora vi ringraziamo per la visita. Fermiamoci un attimo, non ce la faccio più. Vi ringraziamo per averci visto tutto oggi. Infatti. Allora niente ragazzi, per tutti quelli che non hanno vita sociale, se volete guardare questo video, guardatelo. Infatti. E... oltretutto vi faremo vedere le cose che abbiamo comprato in un prossimo video haul, giusto? Ovvio. Ovvio. Farò e tu devi fargli ancora dei regali di Watch Dogs. Va bene, dai, fa niente, vantiamoci così per niente, va bene. Al prossimo video ragazzi. Ciao ciao, ci ho portato un insetto davanti, corriamo!